tutti, siamo qui nella sala stampa del Rugby Mogliano con l'allenatore Darren Heiner al termine della partita. Ascolta Darren, ci eravamo lasciati la settimana scorsa, oggi si è visto un Mogliano molto cinico, soprattutto in difesa, una vittoria che era già stata messa in cassaforte, possiamo dirlo, al fine primo tempo con tre breaks di distanza. Come avete preparato la sfida? Guarda, come penso come tutti i rugbyisti siamo tutti molto orgogliosi, sai, me stesso, Nacho, tutti, il 24-0 lì, anche magari meritato a Calvisano, noi ci sentivamo, no? ci bruciava. Il proprio atteggiamento dal lunedì fino ad oggi si è visto. Più che lavoriamo bene in settimana, i risultati verranno fuori anche sabato. Ragazzi, ci sono dimostrati essere maturi, è stata una bella settimana di allenamenti in tutti gli aspetti e oggi si è visto. Sono veramente contento. E a livello di morale e soprattutto la costruzione appunto di una competizione interna che oggi si è vista tantissimo perché tutti avevano quella voglia necessaria per portare a casa questa gran vittoria, come sei riuscito a gestire lo spogliatoio? Ora vi dico, io credo se tu non hai competizione non sei mai al tuo livello. L'ho detto che i ragazzi in tutti i ruoli devono guadagnarsi la maglia, che io ci tengo molto per la maglia di Mogliano. Ho giocato qui, sono anni che alleno qui, adesso i ragazzi devono guadagnarlo e questo ci alza il livello di tutti. Che partita ci aspetta contro i Belgi? Questa è sempre una partita difficile, no? Le partite delle coppe sono tutte difficili, sono sempre squadre nel loro, io non so che livello è il loro campionato. Ma lo prepariamo come abbiamo preparato questo, con la massima serietà per portare a casa il risultato. Se quelle piccole cose magari non sono andate oggi, lavoriamo in settimana per alzare il nostro livello sempre più alto. A fine partita hai notato qualcosa su cui lavorare, migliorare? Al momento guarderò il video. C'è sempre da lavorare, sai, ma anche i ragazzi lo sanno. Magari le due mete alle fine le abbiamo regalate un pochettino, però può anche succedere se dopo 70 minuti che dai tutto, la stanchezza è normale. Noi continuiamo con il nostro lavoro, sul nostro obiettivo di arrivare il più alto possibile, questo si lavora. Perfetto, grazie mille Darren Heiner. Ben ritrovati, siamo qui in sala stampa Rugby Mogliano al termine di Mogliano Rugby in patro valida per la qualificazione in EPRC. Ok Mattia, che partita avete vissuto? Tanta grinta, tanta voglia? Spiegaci un po' com'è. Ci siamo tolti qualche sassolino dalle scarpe, nel senso che eravamo sempre un po' confusionari in campo, invece oggi finalmente abbiamo usato le nostre strutture, il nostro ritmo, il nostro ordine per appunto portare la partita. Certo. E per quanto riguarda la vostra prestazione dei ragazzi, come avete preparato il match? C'era voglia di ribalsa perché abbiamo perso 24-0 in campionato, quindi ovviamente tutti avevano voglia di far vedere che il risultato non era corretto l'ultima volta, anche perché 24-0 era veramente, cioè non era corretto rispetto a come avevamo giocato. E il morale della squadra dopo la vittoria di Piacenza chiaramente vi ha anche aiutato un po'? Sì, diciamo che non è stato facile neanche con loro perché abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo, buoni primi 20 minuti, poi abbiamo fatto credo 15 punti in tutti i 20 minuti, poi siamo un po' calati un po' perché ognuno voleva cercare la prestazione individuale e non il gioco corale, però vincere anche quelle partite aiuta molto e quindi forse questo ci aiuta a fare gruppo e andare avanti. Certo, ok, perfetto, grazie, è stato molto esaustivo.